Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Sono tanti temi, abbiamo deciso di dividerli in due puntate, in questa e in quella della prossima settimana, perché l'Aula si è riunita di martedì, di mercoledì e di venerdì, perché c'erano tanti temi, alcuni anche rimandati. Ma andiamo per ordine perché parleremo anche di questo. Ecco i titoli di questo nostro appuntamento. Parleremo del Green Pass in vigore dal 6 agosto, il commento dei consiglieri e poi la proposta del Presidente Mazzeo. È stato anche, oltretutto, approvato a maggioranza il DEF del 2022 con tanti pacchetti che riguardavano gli ordini del giorno. E poi Mazzeo comunica che è stata calendarizzata nella prossima seduta di settembre, la prima utile, anche la riforma dello Statuto da mesi. Se ne parla. Allora, le agende per la vaccinazione sono state rafforzate e aperte, c'è la possibilità di prenotarsi per vaccinarsi e anticipare la prima dose. Quello che ha sottolineato l'assessore Simone Bezzini durante l'aggiornamento sulla campagna vaccinale in Commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni. Intanto, proprio a margine delle sedute d'aula, come detto dal 27 al 30 di luglio, si sono riuniti nel Palazzo del Pegaso e i consiglieri hanno espresso la propria opinione sull'attuazione del Green Pass a partire dal 6 di agosto. Anzi, iniziamo proprio ascoltando quella che è la proposta del Presidente Mazzeo, ovvero quella di far accedere all'interno della sala consiliare solo ed esclusivamente i consiglieri muniti di Green Pass. Noi, oltre che legiferare, dobbiamo dare anche esempio, buon esempio alle cittadine e ai cittadini della Toscana. Se chiediamo ai cittadini di utilizzare, è necessario il Green Pass per andare in un ristorante, penso, piuttosto che per un concerto, un'attività al chiuso, perché noi non dovremmo avere il Green Pass per rientrare in aula? Questo non significa che io tolgo potere legiferativo a nessuno, anzi, i consiglieri che non avranno il Green Pass potranno partecipare ai lavori d'aula da remoto, questo finché ci sarà l'emergenza sanitaria. Io penso che la politica, la buona politica, deve sì legiferare bene, ma deve dare anche il buon esempio ai cittadini, e questa è una pratica, è un buon esempio. Lo abbiamo proposto, siamo convinti che il Green Pass sia una misura fondamentale per mettere in sicurezza i cittadini toscani e italiani, per dare garanzia alle attività economiche di bar, di ristorazione, del turismo, di continuare a lavorare in maniera ininterrotta. Chi fa impresa vuole lavorare, non vuole vivere di sussidi, vuole avere l'opportunità di lavorare in sicurezza, lo dobbiamo ai cittadini toscani, agli italiani, e dobbiamo perché così facendo sono anche aumentate il numero delle vaccinazioni. È positivo. Noi abbiamo promosso questa battaglia, l'abbiamo difesa nei banchi del Consiglio regionale e ne siamo fortemente convinti che possa aiutare a salvare tante vite e soprattutto a mettere una barriera forte alla diffusione del virus che ancora non è terminato. Siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass. Invece così non è, non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati, però quello strumento può essere uno strumento utile, per esempio per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché, se uno è tamponato non ha il Green Pass, può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena, può andare a degli eventi sportivi a capienza piena. Allora sì, questo ha un senso. Naturalmente rimane per noi la libertà dell'individuo di scegliere. È stato importante rimodulare l'utilizzo del Green Pass così come è stato rivisto dal governo centrale. Sottolineo però che perché questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono, e devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni. La logica ci dice, e l'unico punto su cui tutti i virologi concordano, è che la vaccinazione non ferma la veicolazione del virus, quindi il vaccino non ferma la circolazione del virus, ma limita gli effetti della malattia. Cioè, se tu sei vaccinato puoi comunque
trasmettere il virus, ma hai meno probabilità di contrarre il Covid-19 in maniera forte, quindi di finire in ospedale, di intasare le terapie intensive o di arrivare alla morte. Quindi, se questi sono i dati, noi abbiamo bisogno in Italia di fare una cosa semplicissima, cioè di incentivare, di pregare, di spingere, di convincere a vaccinarsi tutti coloro che, qualora contraessero la malattia, hanno un rischio oggettivo di andare a intasare le terapie intensive, finire in ospedale o arrivare alla morte. E i dati ci dicono che chi è in questa condizione sono gli over 60. Così com'è non va bene, va sicuramente rivisto. In particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Quindi serve sicuramente una spinta in più sulla campagna vaccinale in Toscana, come purtroppo abbiamo vissuto in questi mesi. La Toscana è sempre rimasta vincolata da quell'errore iniziale di non vaccinare da subito i più fragili e gli ultraanziani. Spero che questa, che è la vera prima onda d'urto in cui possiamo capire come ritornare alla normalità con i vaccini, regga. Se regge, significa che noi avremo da un lato una vita normale senza le restrizioni a cui siamo stati condizionati questi 15 giorni e anche con una presenza del vaccino. La presenza del vaccino ci impone la regolarità della vaccinazione, lo stare al chiuso con le misure precauzionali come le mascherine, cercare di evitare assembramenti, e quindi i prossimi giorni saranno importanti per capire questo. E parliamo del DEF, come vi avevo detto nei titoli, non è altro che il documento economico e di finanza regionale 2022, che è stato approvato con 3 emendamenti presentati al gruppo PD, comunque approvato a maggioranza dall'Aula consiliare. Sono stati anche molti, i pacchetti di ordine del giorno anche presentati sia dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, che sono stati approvati all'unanimità. Per quanto riguarda il quadro economico e sociale generale, la manovra finanziaria per il 2022, il piano di razionalizzazione delle società partecipate, queste sono 3 grandi aree di analisi alla luce delle quali il Presidente della Commissione Affari Istituzionali e Bilancio, Giacomo Bugliani, ha sintetizzato anche ai nostri microfoni. Ovviamente c'è anche una caratterizzazione, la grande incertezza, il grande punto interrogativo per lo sviluppo della pandemia, con tutti gli aspetti collegati all'emergenza sanitaria. Le entrate regionali comunque sono di circa 9 milioni e 70 mila euro per ogni esercizio, con circa 7 milioni e 285 mila euro sul fondo sanitario. Quindi le risorse disponibili per le politiche regionali sono di circa 1 miliardo e 450 milioni di euro l'anno. Inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso, derivante dagli effetti della pandemia, alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022. L'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini, perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia. In ogni modo, c'è una parte importante di questo documento che si occupa delle società partecipate della Regione Toscana, soprattutto quelle che presentano profili di criticità, evidenziando una serie di aspetti che consentano di superare queste problematiche quanto prima possibile, nell'interesse stesso dei servizi che queste strutture erogano. Il documento di economia e finanza quindi dovrà necessariamente anche essere integrato da una serie di valutazioni, soprattutto anche date dalla capacità che dovrà avere la Regione Toscana di poter contribuire ai cofinanziamenti necessari per l'adozione di misure che vengono dagli investimenti comunitari.
Il Consiglio regionale ha quindi approvato questo atto facendo un atto di fiducia nei confronti dell'amministrazione regionale in attesa che arrivi la vera e propria programmazione del piano regionale di sviluppo che credo attenda l'aula del Consiglio regionale nel prossimo autunno. Il documento economico-finanziario regionale 2022 è tutto tranne che un documento di programmazione, cioè quello che dovrebbe essere. È un documento monco, è un documento con tante aree non approfondite, è un documento che lascia anche basiti perché dimostra una scarsissima programmazione da parte della Giunta. Un esempio su tutti, cioè noi dobbiamo fare i conti con quello che sarà il mondo, non soltanto la Toscana, ma il mondo nei prossimi 5 anni. Il mondo nei prossimi 5 anni vivrà, e non lo dice Francesco Dorselli, lo dicono gli economisti, vivrà una ripresa economica sicuramente, ma alla quale non corrisponderà un aumento di ricchezza. Purtroppo l'Italia è il paese che in Europa sta pagando più di tutte le altre il calo di ricchezza, quindi noi avremo un aumento di disoccupazione dovuto allo sblocco dei licenziamenti. Avremo tante attività piccole, commerciali e medie imprese che saranno costrette a chiudere e rappresentano il tessuto produttivo del paese. Avremo tante persone che non potranno più permettersi nemmeno di pagare le tasse, perché non ci dimentichiamo che in Italia c'è la cultura delle tasse. L'italiano medio è quello che, anche se ha difficoltà economiche, non viola mai la bolletta da pagare o il modulo delle tasse da pagare entro la data corretta. Ma gioco forza, nei prossimi anni questo diminuirà. Non ci sarà più questo gettito tributario a cui siamo abituati e la Regione Toscana non ha pianificato nessun tipo di entrata alternativa. Se ne parla da almeno 3 mesi, la riforma, la revisione, anzi meglio, dello Statuto della Regione Toscana è stata rinviata, era all'ordine del giorno in questo Consiglio che stiamo prendendo in esame proprio in questo appuntamento e nel prossimo. È stato deciso, su proposta anche del Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo insieme a tutti i capogruppo, di calendarizzare la riforma dello Statuto nella prima seduta utile a settembre dal Consiglio regionale. Ascoltiamo anche le motivazioni. È tempo di dare risposte ai cittadini. Le forze politiche in queste settimane si sono confrontate e il collega Stella ha chiesto nella conferenza dei capigruppo di mettere all'ordine del giorno, così come previsto dall'articolo 42 del regolamento, la discussione sullo statuto, perché ferma da più di 3 mesi in commissione. Vista la mole di lavoro che abbiamo in questi giorni in consiglio, ho chiesto ed hanno accettato tutti i capigruppo di poter posticipare a inizio di settembre, al primo consiglio utile, la discussione sullo statuto. Io nel merito penso che l'accordo che le forze politiche stanno trovando, cioè quello di fare un sottosegretario, di allargare l'ufficio di presidenza, sia un accordo giusto e importante. Giusto perché oggi abbiamo bisogno di seguire il PNRR con più forza, serve una struttura dedicata, serve qualcuno che se ne occupi in prima persona. E poi perché in questi mesi mi sono reso conto, anche penso all'ampliamento delle commissioni, che sia importante che ci sia buona politica, più politica, e tutto questo però con un impegno. Un impegno che ho chiesto alle varie forze politiche, che non ci deve essere nessun aumento di costo. Esattamente come abbiamo fatto per il passaggio da 4 a 5 commissioni consiliari. Questa è l'unica cosa che io chiedo che ci sia all'interno della proposta. Nessun aumento di costo da parte per quello che riguarda i colleghi consiglieri regionali. È una riforma che non ci ha mai convinto, che io in prima persona ho contrastato dal primo giorno. Ritengo che non sia opportuno in un momento in cui c'è la pandemia, in cui c'è da fare i vaccini, c'è da riaprire le scuole, da dare sostegno al mondo economico, pensare a aumentare di 5 le postazioni di governo della nostra regione. Per carità, è legittimo pensarlo, non metto in dubbio chi ha avanzato questa proposta. Ritengo che non è il momento opportuno, noi siamo contrari, abbiamo sempre fatto una battaglia politica, io in primis, e siamo contenti che in questo momento si sia ritirata
mancata dalla discussione, ci è stato detto se ne parlerà dopo l'estate, un mese dico io è lungo, è passato un anno a quel punto, noi avevamo detto che in questo momento non era opportuno, se poi sarà un mese o sarà un altro anno, arriveremo a metà mandato, non è un problema, secondo me gli assessori, i consiglieri e le persone che hanno degli incarichi sono un numero congruo per garantire un buon governo della Regione Toscana, misuriamoci sul buon governo della Regione Toscana e non sul numero delle poltrone. Era e resta inaccettabile il fatto che in questo periodo storico si possa pensare all'aumento di poltrone fuori dal Consiglio regionale, perché credo sia una follia. Siamo arrivati a una proposta di riforma praticamente a costo zero, perché il Presidente della Giunta può scegliersi dei sottosegretari, ma può prenderli per forza tra i consiglieri regionali, cioè tra persone che sono già elette e quindi retribuite per fare consiglieri regionali. Idem per l'ampliamento dell'ufficio di presidenza. Quindi siamo riusciti, cancellando il non assessore, quindi siamo riusciti a produrre una proposta di riforma a costo zero. Non appena la riforma è diventata a costo zero, una parte di maggioranza si è messa a gridare allo scandalo che volevamo aumentare le poltrone. Secondo me lì il problema è un altro. Lì il problema è che c'è una parte di maggioranza che voleva aumentare le poltrone in maniera retribuita, magari avendo già il bigliettino in tasca con nome e cognome delle persone da nominare. Hanno capito che non faremo nominare nessuno esterno al Consiglio regionale, perché su questo l'opposizione farà le barricate, e allora ci si inventa di essere contrari alle riforme che allargano chissà cosa. Però è veramente un'assurdità. Erano favorevoli quando c'era da nominare persone con stipendi in più, sono contrari oggi che la riforma è a costo zero. Sono dalla parte dei cittadini e sto con i cittadini. Ai cittadini, se Gianni ha bisogno di una modifica dello statuto per nominare un sottosegretario in una macchina di 3.500 persone, non gli importa giustamente nulla. Tant'è vero che appena è stato detto che è bene affrontarla in altro momento, l'affronteremo in altro momento. Non è quindi un argomento da concentrare l'attenzione che spesso in questi giorni sui giornali vedo concentrata. E per questo appuntamento è tutto, vi ricordo per avere tutte le delucidazioni, le informazioni, gli aggiornamenti c'è il sito internet www.consiglio.regione.toscana.it. Io vi aspetto come sempre tra 7 giorni qui dentro il Consiglio.